Ciao! Allora, per la prima volta sono qui con Giovanna, ve la ricorderete sicuramente. Siamo qui per farvi vedere cosa abbiamo ricevuto per Natale. Io penso di non aver mai ricevuto così tanti regali, sarà perché ce li siamo scambiati anche tra colleghi. E niente, quindi anche Giovanna vi farà vedere cosa ha ricevuto. E niente, tra l'altro raga, mi sono fatta un botto di autoregali, quindi ahimè, qui dentro ci troverete anche un bel po' di autoregali. Se sentite dei rumori di sottofondo è perché lì c'è il camino, infatti ero un po' indecisa se mettermi con la location del camino oppure là. Partiamo subito, parti tu, parto io? Dai, parti tu. Parto io, ok. Allora, partiamo con questa qui che è una collana, è di Cesare Paciotti e la persona che me l'ha fatta ha detto che quando me l'ha regalata appunto ha subito pensato a me, adesso capirete il motivo. Oddio, ovviamente come al solito io l'ho aperta al contrario. Ok, è una collana con, guardate, tutti quanti questi ciondolini. No, metti a fuoco la collana, non a me, per favore. Grazie. Allora, ha tutti quanti ciondolini a forma di make up. Qui c'è un rossetto, qui degli occhiali, qui una borsetta, un bacio, delle scarpe. Tra l'altro c'è anche una croce, quindi assolutamente alla me. E niente, continua a mettere a fuoco a me e non la collana. Adesso metto a fuoco Giovanna. Bene. Allora, la prima cosa è vedere questa borsettina qui. Che chissà chi gliel'ha regalata, non fa nomi. Che è bellissima, c'è anche il ciondolino con la chiave. Ovviamente la borsetta di Harry Potter, non so se avete capito. E niente, è bellissima. Diciamo che vi ho detto che a Berlino avevo preso delle cose in più per dei regali di Natale, adesso avete visto di cosa si trattava, che quando appunto ha visto lo stand di Harry Potter lì da Primark è impazzita, quindi piccolo spoiler, la trovate da Primark. Poi, in tutto ciò avevo un botto di sacchettini troppo carini, ma ho perso praticamente qualsiasi cosa. Ecco qui, molto bene. Allora, questo qui me l'ha regalato, vabbè, la mamma. Siamo andate insieme, diciamo che a me non serviva un orologio, eravamo andate lì per comprarlo alla sua madrina, ma quando l'ho visto ne sono follemente innamorata. E quindi niente, oltre a prendere l'orologio fossil, vi ho già spoilerato il regalo, alla sua madrina, poi me lo sono fatta regalare anche a me. E... succede sempre, succede bene, va bene, ricordiamoci quando fa vedere i fondotinta soprattutto, non mi aspettavo che mi cascasse così. È oro rosa che mi fa impazzire, ha la maglia stile Daniel Wellington, io adoro gli orologi Daniel Wellington, però insomma non vuole collaborare con me, infatti Daniel Wellington, se mi stai guardando, se vuoi collaborare giuro che ne sarei molto felice. Ha tipo il quadrante, credo madreperla, sempre tono su tono, ed è appunto oro rosa che mi fa impazzire, quindi questa qui. Poi, vai tu. Magari poi vi farò vedere i regali io perché ne sono un po' di più. Un'altra borsetta che mi è stata regalata. E fai delle tutte borse. Un'altra borsa. Questa qui, molto molto carina. C'ha le due iniziali con la S. Poi anche qui vicino alla zip principale c'ha... Come si chiama sta cosa? No. Pina. La pina. No, poi la chiamiamo frangetta. Scusate, la frangetta non è questa. Vabbè, tutto a posto. Vabbè, comunque c'è tutto questa frangetta barra fila sottile qui, molto molto bella. Ho dimenticato il contorno occhi che mi sono autoregalata. Molto bene. Tra i vari autoregali, visto che ce li ho qui nella scatolina qui accanto, ho fatto un ordine dove, rullo di tamburi, mi sono autoregalata. Un po' triste, lo so, due maschere viso della Tony Moly perché c'era tipo il 2x1, delle spugnette Real Technique che io utilizzo sempre, rompo sempre puntualmente, e poi quello che tra l'altro è anche il pezzo forte del mio trucco perché mette a fuoco solo Giovanna, sono a fuoco, bravo, chissà, ecco. Ok, quello che è il pezzo forte del mio trucco sui miei occhi sono gli ombrettini di Stila. Ho trovato questa confezione da due mini taglie. Uno è Kitten Karma, sì, che è quello che posseggo, il mio unico essere follemente innamorata. Un altro è Diamond Dust, che è una sorta di argento oleografico, e è quello lì che appunto ho sui miei occhi per metà, poi per l'altra metà ci ho messo sopra anche Kitten Karma, raga. Vi giuro, se volete farvi un regalo, comprate questi ombretti liquidi di Stila perché sono la vita. Costano tanto, effettivamente, però veramente ne vale assolutamente la pena. Poi mi hanno regalato questi stivali che voglio da tantissimo tempo. Finalmente mi sono stati regalati. Sono quelli là semplicissimi. Sono anche sporchi, soprattutto. Sì. Bene, brava Giovanna. Sono quelli là semplicissimi lunghi.
fino a sopra il ginocchio. Però sono col tacco basso. Ecco, così ci può camminare. Una cosa che, allora, mai mi sarei immaginata, veramente. L'altro giorno in negozio è venuta una ragazza e io ero dietro la cassa, stavo per aprirmi cassa, insomma, stavo facendo le mie cose. Io, come alcuni di voi sanno, lavoro al Campania, in un negozio al Campania, non ho un negozio mio, attenzione. E niente, quindi stavo facendo le mie cose. Questa ragazza mi guarda e la guardo, la sorrido. Alla fine, arrivata in cassa, appunto, mi chiede se fossi io, Melania, Single Melt, insomma, e che seguiva i miei video un sacco di tempo. Lì io sono morta, veramente. Ogni volta che capita che qualche ragazza viene lì al Campania e mi riconosce, è sempre un'emozione. E niente, vi giuro, era così contenta di vedermi, ed io ancora più contenta vedendola contenta, quante volte ho detto contenta. Vabbè, ad ogni modo, niente, ci siamo abbracciate, abbiamo fatto una foto insieme e appunto lei mi fa: che peccato, venivo dalla Svizzera, spero di aver portato il cioccolato. Raga, il giorno dopo si è ripresentata, l'ha lasciata la mia collega perché io non c'ero, e non vi posso spiegare quanto sono contenta. Comunque Gabriella è quella che mi ha portato questo pacchettino e sono troppo happy, soprattutto perché, raga, cioè, ha regalato la cioccolata ad una come me che è una patita sfegatata del cioccolato, e niente, mi ha portato queste due barrettone di cioccolato. Tra l'altro questo qui, il Toblerone, non ho mai mangiato, ma la mia collega è impazzita, ha detto che è buonissimo, quindi sono troppo contenta, non solo appunto perché amo la cioccolata, ma perché, cioè, è tornata di nuovo al Campania per me, questa cosa non me l'aspettavo. E perché mi farò assaggiare anche me. Purtroppo sono costretta. Allora, regalo dalla mia mammina, che volevo da tutto il tempo. Praticamente mi ha regalato la tuta della Forward. Ditemi che voi la conoscete, perché mia sorella ha appena visto questa marca. Ho detto: boh, ma che è? Ma che ti compri? È un pantalone con sopra una giacchettina, e ai lati di tutta la lunghezza c'è, cioè, la scritta Forward. Cioè, raga, è quella cosa che adesso, se l'amate anche voi, mi odierete. Quella che quando si fanno le foto col flash è tutto illuminato, tipo Catari frangente. Deve occupare tutta la scena. È bellissima. Molto bella. Ah, poi alla fine voglio sapere se vi piacciono di più i regali che ha ricevuto lei. Vabbè, sono un po' di più, però se vi piacciono di più i regali che ha ricevuto lei o i regali che ho ricevuto io. Bene, continuiamo. Non so da cosa partire, qualcosa di truccoso. Dovete sapere che la mia psicopatia mi ha fatto richiedere tanti regali truccosi e anche tanti, insomma, mi sono anche regalati. Ad ogni modo, da mia sorella ho gentilmente chiesto una palette che volevo da una vita. Lei non me la voleva comprare, però siccome lavora sempre, appunto me la sono fatta regalare ordinandola io stessa. Anyway, finalmente ho la Carnival Palette di Be Perfect in collaborazione con Stacey Mary, e raga, questa palette è veramente la vita. Ho visto un botto di video su Instagram, tutti la usano, è molto colorata, quindi voglio spronarmi anche ad utilizzare un po' di più colore. È arrivata un po' rotta, però vabbè, non fa niente. Eccola qui, ta-ta-ta-ta. E niente, ragazzi, cioè, ma di cosa stiamo parlando? Ma è qualcosa di bellissimo. Che se alla fine sappiamo tutti che non userà mai quei colori, però vabbè. Poi continuiamo, questo qui è un altro regalo, però insomma era in salto, con Black Friday me lo sono regalato, tra l'altro mi è arrivato praticamente la settimana di Natale, e sì, la stavo già aprendo. Finalmente ho anch'io la Rose Gold Palette di Huda Beauty. Io in pratica, raga, non ho niente di Huda Beauty a parte delle tinte, e adesso vedrete, sono stata inondata da Huda Beauty. Molto bene. Allora, la Rose Gold Palette, insomma, che ve la faccio vedere, la conoscete tutti. E tra l'altro, non so se ci fate caso, fatemi sapere se per caso l'avete ricevuta o ce l'avete, ma guardate da lontano, forse si vede, sembra che ci sono tutte quante ditate qui, ma io non l'ho praticamente mai sfiorata. Però non c'è l'impronta, penso siano stati prestati male tutto qui. Comunque sembra molto bella, sono sempre stata un po' titubante perché, boh, non mi sembra che scrivi tantissimo, però era scontato, e quindi che fai, non te lo fai nel tuo regalo? Ho fatto 30, perché non fare 31, quindi l'avevo addocchiata da Sephora. Era un po' titubante, però alla fine con gli sconti l'ho presa, e sto parlando dell'eyeliner di Huda Beauty. Ancora incerta, l'ho utilizzato solo stasera la prima volta, lo so, non ve l'ho fatta vedere in primis, il pack è pazzesco come tutti i pack di Huda Beauty, e non so ancora se mi piace oppure no, però insomma lo utilizzerò anche in qualche mini video su Instagram. Voglio realizzare un mini video con tutti quanti i prodotti di Huda Beauty, adesso capirete perché, e quindi niente, anche questo. Io penso che l'eyeliner di NYX che mi ha regalato va benissimo, non serve spendere tanti soldi per me. Dai, sono 25 euro. Ma l'ho pagato scontato, non rompere. Non so cosa altro. Ah, vabbè.
Ne ho avanti con un po' di cose per le unghie, perché per chi non lo sapesse, sono una micotecnica. Non so se mia sorella ve le dice queste cose. Molto bene. Sì, perché sono contenta di sentire. Cioè, ti puoi vantare di essere un'icotecnica e far vedere gli sticker adesivi? Dovresti sapere fare quei disegni. Però, vabbè, vai. Vabbè, ecco. Questi che sono sempre stickers, però merlettati. Sia bianchi che neri. Neri non credo che si veda bene. Vabbè, tra i vari 3800 autoregali che mi sono fatta, ve l'avevo anticipato, ci sono anche due fondotinta di Giorgio Armani, che ho un attimo paura a farveli vedere, perché l'ultima volta che ve l'ho fatto vedere nella storia di Instagram l'ho sfracellato a terra, quindi l'ho ricomprati, e quindi niente, ci tengo tanto a tenerli caricati in mano. Vabbè, basta, ve li faccio vedere soltanto così da lontano. Sì, sono autoregali, però obiettivamente sono per lavoro, quindi sono assolutamente biasimata, giusto? Con questi sì. Con questi qua sì, col profumo un po' meno, perché ho ricevuto nell'estate un regalo da parte dell'azienda, una mini taglia di questo profumo Black Opium di Saint Laurent, e raga, niente, ne sono follemente innamorata, tanto che appunto ho voluto comprarlo, e veramente volevo quelle lì da 30 ml, ma era tipo così, e quindi ho preso la 50, che comunque sembra mini, però appunto è la 50 ml, il profumo è pazzesco, veramente sono follemente innamorata. Poi ho ricevuto, si vede, comunque la Via Bella di Lancome, bellissimo, in 30 ml. Esatto, quella è 30 ml, voglio vedere il mio 50, aspetta. Ok, allora, continuando con i regali, magari mi fermo un attimo col trucco e faccio vedere altro. Una persona che mi conosce molto bene, insomma, mi ha regalato questa meravigliosa tazza di Game of Thrones. E raga, io non la toglierò, in realtà è un bicchiere. Lei pensava fosse una tazza, però è un bicchiere. E niente, è talmente tanto bello che non lo toglierò mai dalla sua confezione, che è pazzesca. E quindi niente, sono troppo contenta. Non avevo nulla a livello di tazze o altro di Game of Thrones, ma di abbigliamento, accessori e altro, ho un botto di cose, quindi sono troppo contenta. Hai già finito tutto? Manca l'ultima cosa, Ah, ok, è un regalo che ho capito poco. Forse la mia amica voleva dirmi che non mi lavo, che non mi lavo bene, però a me... mi ha regalato una super mega confezione di bagnoschiuma all'olio di mandorle dolci di Lamande, che si trova in erboristeria, ma io sinceramente non l'avevo mai sentito. E quindi niente, adesso insomma posso lavarmi anche in modo molto bene, posso anche rassodare lavandomi con le mandorle dolci formato bagnoschiuma. Grazie Maria. Insomma, non devo fare i nomi, tanto lei non vedrà mai questo video. Allora, cosa abbiamo qui? Un porta, sono pensierini che appunto ci siamo fatti tra colleghi. Un porta bracciali, questo qui lo potete trovare da Tiger, quindi se vi piace, insomma, sapete dove trovarlo. Ecco, come lo chiamo? Comunque, piccola parentesi, questo video sta durando 150.000 ore perché per la prima volta sto registrando in salotto con anche i miei genitori al mio fianco. Molto bene. Da parte di Lascio, cioè oddio, non da parte di Lascio, acquistato da Lascio, sì, si sono messe d'accordo, ma due ben ballistiche, perché anche loro, insieme alla mia amica che mi ha regalato il bagnoschiuma, si sono particolarmente preoccupati per l'igiene e quindi mi hanno istigato al bagno e mi hanno regalato appunto una ballistica. Questa qui, che cos'è? Ah, ma non è un gatto? Tipo il gatto cinese, non lo so. Sì, il gatto cinese, sì. Però Giovanna sta buttando glitter ovunque. E quest'altra qui è una sorta di renna. Raga, non vedo l'ora di utilizzarla, anche se io praticamente non ho mai tempo di fare i bagni caldi lunghi, perché vado sempre in fretta. Molto bene. E sì, ti piacerebbe. Poi ancora qui abbiamo uno di quegli elastici di Invisi Bubble, di questi qui, no, non fa vedere, di quelli lì fatti a mo' di... quelli a molla? Quelli lì a molla, che in pratica vi dureranno una vita, lo potete... trasparenti? Lo potete utilizzare anche come braccialetto. Un altro regalo super apprezzato, io adoro le Yankee Candle, mi sa che lei non lo sapesse, però vabbè, ad ogni modo, c'è questo porta Yankee, che è questo barattolino di vetro, con all'interno una di queste Yankee Candle, le mini candele al gusto Black Cherry, ed è proprio buona, mamma mia. Stavo dimenticando, un altro pensierino è stato questo schiaccianoci che ho adorato. Poi, ancora, meno male perché non l'avevo ancora comprata, mutanda rossa di The Zenith da utilizzare stasera. E
con accanto questo che tra l'altro ho tenuto apposta per il video. Non lo faccio vedere allora, altrimenti lo rubano. Un cioccolatino a forma di cuore della Kinder. In più, la cosa più bella, in realtà lei non penso guarderà mai questo video, però tutti quanti noi del team insieme e delle foto insieme. E niente, veramente questo ha avuto un'idea geniale, perché sono le vere cose che fanno piacere e che ti restano, quindi troppo bello. Poi fa vedere qualcosa tu, dai, ho fatto vedere un mondo io. Mi è stata regalata questa acqua profumata di Victoria's Secret. Al gusto di? Non lo so, bene. Però è molto carina. Mm. Vabbè, tutte le acque profumate di Victoria's Secret sono fantastiche. E da un'altra pazza ho ricevuto questo duo di NARS. Io non ho niente di NARS a parte il Radiant Creamy Concealer. E volevo questo blush, questa terra da una vita, però non lo so perché era tra le cose che non mi compravo mai, nonostante le volessi tanto. E quindi niente, sono stata troppo contenta di averla ricevuta, di averlo ricevuto, anche se la persona che appunto me l'ha fatto non doveva fatto. Queste mi ricordano le palette di tanti team. Di tanto tempo fa della Elf. Tale quale? Elf che ha copiato NARS, Giovanna. Elf uguale, mi sono. E niente, quindi c'è Orgasm e Laguna, due dei prodotti top di NARS. Non vedo l'ora di utilizzare questo blush. Che bello, spero non mi piaccia perché poi è troppo costoso per ricomprarmelo. Ecco dov'era la busta della Fossil. Tutto a posto. Ho ricevuto questa palette, chissà da chi, molto brutta, di BH Cosmetics. L'hai scelta tu questa o l'ho scelta io sempre? No, l'ho scelta io. Ah, l'ha scelta lei, quindi se è brutta è colpa sua. E niente, raga, io vi straconsiglio queste palette di BH Cosmetics, perché ne ho comprata una a Berlino e me ne sono follemente innamorata. Guardate le tonalità. È vero, tu mi consigli soltanto la marca. Esatto, molto belle tutte quante nude, somiglia molto alla nude di Huda Beauty. Sono molto contenta, non vedo l'ora di usarla, soprattutto questi rosini. Che figa, bella, mi piace molto. Poi ve l'ho detto che praticamente abbiamo fatto il corredo di Huda Beauty. Allora, ci sono finalmente, provo delle ciglia finte di Huda Beauty. Queste qui sono le Samantha, le numero 7, e sono quelle insomma che ho sempre voluto, perché sono belle, fighe, però non sono di quelle super fake, ok? Un po' tra virgolette spettinate, troppo belle. E niente, non vedo l'ora di fare quel classico video che volevo fare 20 anni fa, ma che non ho mai comprato. Poi la Neon di Huda Beauty. E quindi niente, qualcuno qui sapeva che in realtà l'amava prima lei, quindi niente, non sa forse che non gliela farò mai provare. Ed è troppo figa, raga, veramente è una delle palette più fighe. Non so perché non ho mai comprato niente di Huda Beauty, non è già spezzata, vero? Però questi colori sono troppo particolari. Spero di utilizzarla spesso, perché in realtà sono, no, nel senso, sono particolari, però secondo me sfumati bene, accostati ad altri colori, possono essere anche portabili più o meno. E anche il pack è favoloso, poi è molto piccolo, quindi per lavoro sarà top. E poi ultima, ma non per importanza, la Ruby Obsession. Ve l'ho detto, c'è da 0 ombretti a 3000. E quindi niente, che bella pure questa. Lo so che magari ho altri colori, però cioè non si spiega, è qualcosa di bellissimo. Somiglia altre 3800 palette che ho, però insomma è troppo bella. Quello che dico sempre. Io vi farvi vedere l'ultimo regalo. Come sei stata fortunata! Si è anche impegnata nell'impacchettare. Ma lo sai che loro l'hanno visto nelle storie? Hai detto che l'avevi già mangiato! Ma come? Non me l'hai voluto dare? Più bello. Sì, perché prima gliel'ho regalato e poi lo volevo mangiare, però l'hai detto che allora, già l'avevo mangiato. C'è concealer Can't Stop Won't Stop. Devo dire anche il numero. Vabbè, che c'entra, dai, fammi vedere e basta. Poi è uno dei correttori top che vanno tantissimo in negozio. Setting spray. Un pennello da sfumatura che sapeva tanto che lo volevo, perché mi faceva un po'. No, perché ogni volta viene a rubarsi me, quindi finalmente adesso ne ho uno suo. Il liner Death Point. Una lingerie. Però è il gloss questo, shimmer. Poi questo che anche volevo da un sacco di tempo. E raga, parliamone, io non me lo sono mai comprata, l'ho regalato, no, l'ho fatto comprare all'altra sorella, lei l'ha visto da lei, l'ha visto nei video, se n'è innamorata, e quindi l'ho regalato anche Honey a lei. Dew Me Up. Ed è il primer. Famosissimo primer, sì, quello lì idratante, levigante, eccetera, che ne ruberò come ne rubi i trucchi. C'è da dire che l'ho provato stasera ed è favoloso.
Anche io me lo sono già fatta prestare. Allora, 24 anni dopo, questo è tutto. Questi erano i nostri regali. Sì, hai visto un botto? Cioè, se vi facessi vedere tutto quello che c'ho qua avanti. Assurdo. Delirio. Bene. Quindi, questo era tutto. Io spero tantissimo, sto morendo, non c'ho più la voce, che vi sia piaciuto. E fateci sapere quali regali preferite. Intanto, per voi già sarà il 2020, quindi buon anno nuovo. E niente, ci rivediamo poi per il video dei saldi, magari lo rifacciamo insieme se questo video è successo. Se no, se ti caga nessuno, non ti faccio neanche più nel mio canale, molto semplicemente. No, vabbè. Non sappiamo tutti che preferite, me l'ha detto. Magari, se preferite, scrivetelo sotto nei commenti che rubo il suo canale, sembra che lei non fa tanti video perché è sempre impegnata, li faccio io al posto suo. Ma che stronza. E niente, io mi mando intanto un grande bacio, tanti auguri per un felicissimo 2020 che finalmente ci regali qualche gioia, soprattutto a me, magari sarebbe ideale. E niente, ci vediamo al prossimo video, ciao.